Viteritti, sei uno dei 60 nella lista della possibile rappresentativa di Serie D, un pregio importante per te in una partita, quella contro la Maceratese, che ti hai visto protagonista. Forse sei stato l'unico sulla fascia ad affondare e cercare cross su quella fascia. No, vabbè, cioè io avevo gamba, cercavo di andare sempre, poi riguardo alla rappresentativa io cerco di dare il meglio e fin quando posso vado, diciamo. Però per te è un onore, visto che stai lì dentro a Sene 60. Sì, per me diciamo, è una piccola soddisfazione. Diciamo chi fa sacrifici dopo ottiene soddisfazioni, così si dice. Questa Maceratese, gara difficile all'inizio, però alla fine ci poteva scappare la vittoria. Sì, per me, cioè, riguardo a noi, siamo stati nettamente diciamo, superiori sia mentalmente che fisicamente. Poi da un piccolo errore nostro, anche mio, abbiamo preso il gol, siamo andati in svantaggio, ma siamo riusciti a reagire. L'espulsione però poi vi ha condizionato la gara, perché poi vi ha lasciato in 10. Sì, secondo me è stata un'espulsione troppo, diciamo, eccessiva, perché non era un'azione da gol, diciamo loro. E poi tu sei dovuto scalare, sei tornato nella difesa a 4. Sì, poi siamo scalati a 4, chiaramente abbiamo giocato a una punta con i due esterni, è entrato D'Angelo per dare maggiore speed, ma abbiamo cercato di fare il massimo poi in quelle sotto di un uomo. Adesso si va a Civitanova Marche, campo difficile, però alla fine, visto la grinta che ci avete messo contro la Maceratese, alla fine tutto si può ottenere da questa possibile trasferta di domenica prossima. Sì, noi andiamo là, ce la giochiamo a viso aperto perché siamo una buona squadra, l'abbiamo dimostrato più volte. Cercheremo di non avere questi piccoli cali durante la partita, cercheremo di portare un buon risultato a casa.